Ciao bambini, sono Giulia e oggi vi leggerò un capitolo di Appunti, cose private, storie vere inventate di Matita KB di Susanna Mattiangeli e illustrazioni di Rita Petruccioli, edito da Il Castoro. È una storia che a mia figlia Emma è piaciuta moltissimo e racconta la vicenda di una bambina con una grande fantasia, molto creativa, che ama vivere delle avventure davvero molto molto speciali e ha anche un bel caratterino. Iniziamo? Ecco, mi presento. Sono Matita KB, che nel linguaggio delle matite vuol dire hard black, cioè un po' dura e un po' nera. Il mio vero nome è un altro, ma qui nel mio quaderno sono Matita. Tita per fare prima. È uno pseudonimo, un nome d'arte come Lewis Carroll o Lady Gaga. Di me posso dire che ho soprattutto capelli, neri anche loro. Sotto i capelli ho la testa, con dentro le idee. E sotto ancora ho tutti gli altri pezzi di bambina. Che tipo di bambina? Un tipo che va a scuola e gioca. Della scuola però mi piacciono solo la ricreazione in giardino, scambiarmi i biglietti con la mia amica Nora e il sorriso di... Vabbè, no, di nessuno. Che altro posso dire? Mi piacciono le mele. I pomodori invece, ecco, no. Tutti dicono, come non ti piacciono i pomodori? No, non mi piacciono. Un giorno da grande aprirò una scatola e troverò questo quaderno. Allora dirò, accidenti, che roba scrivevo da bambina. Oppure non sarò io ad aprire la scatola. Arriverà qualcuno e dirà, accidenti, che roba scriveva questa Matita KB. O forse arriveranno gli alieni e diranno qualcosa che capiranno solo loro. In ogni caso, a quel punto, avrò molte altre cose da fare, perché sarò impegnata nelle mie avventure, che poi racconterò in libri lunghissimi, che magari diventeranno dei film. E se mi chiederanno di recitare in uno di quei film, io dirò di sì e mi divertirò un sacco. Ciao, alla prossima!